Ciao Gigino, come va oggi? Che dico la giornata? Tutto a posto, che sta un Vesuvio che venne nevicato. Ah pure, mo iniziano gli impianti da sci allora. Mo fanno pure una gara di slalom. Come la prego, come la vuoi? Ma che sei barese, mo, Angelì? Che fai, un barese? Di mamma. Stava a tenere il barletto. Babbo, che dice il giornale? Vediamo, leggiamo un po' lo sport, va, che dicono? Ma vedi che qua c'è stato un atleta che ha corso a vivere cric, a vivere cric, a vivere, e cric, e cric, e cric. Che dicono, come si chiama questo? Tale Christian De Villetta. De Villetta. E mo Mario Monti ti mette pure lì, c'è questo. È che sono, è proprio scemo. Ma questo è proprio una lattina, guarda come sta messo, l'uomo missile con casco. Trentino. Dove sta Trentino? È vicino all'Austria. Ah, vicino all'Austria, buono. Vediamo qua. Ho presente un Vesuvio. Un po' più su. Buono. Ascolta, allora, c'è arrivata la mail, vediamo un attimo. Io, guardatevi Lanza. Oh, ma chi è questa? Oh, Lanza. Oh, basta che siamo in diretta. Oh, ma sto pallone, non rompi sto pallone. Facci vedere la gente che c'è qua nello studio. Facci vedere tutti che lavorano. Fammi vedere qua. Ciao Vergato. Fanno un po' quei panzanelli. È arrivata l'ultima, se vuoi leggerla tu, Gianca. Ma certamente. Dopo il podio di De Ville, le altre cariche della Fisi dichiarano: prossimamente le Audi saranno assegnate alle posizioni fuori podio per favorire gli atleti ed accedere più velocemente nelle best position. D'altra parte, anche i settimi e gli ottavi posti vanno premiati e Christian si è invitato al nuovo Bunga Bunga!